Should Finland decide to apply, the accession of Finland would strengthen the security and stability of the Baltic Sea region and Northern Europe. Finland is a regional security provider and would further strengthen NATO as a future ally. Dopo 70 anni di neutralità, la Finlandia bussa alla porta della NATO e lo fa attraverso le parole dei suoi principali rappresentanti. Quello che avete sentito in copertina era il ministro degli esteri: siamo pronti ad aderire alla NATO, una svolta storica, una svolta importante, alla quale seguirà, almeno così pare, nel giro di pochi giorni, quella della Svezia, che farà la stessa richiesta. Finlandia e Svezia si sono mosse insieme fin dall'inizio. È una reazione all'aggressione in qualche modo di Putin all'Ucraina, è una reazione per stare dentro il blocco occidentale, è una azione che alla quale Putin reagirà, l'ha già detto, ha detto il nostro atteggiamento dipenderà dalla minaccia che avremo sui confini, un attacco insomma in qualche modo nemmeno troppo velato ai due paesi, Finlandia soprattutto, con la quale condivide 1500 chilometri di confine. Quindi insomma la richiesta di adesione è arrivata con urgenza e sicuramente è un tassello in più che muove lo scacchiere di questi giorni, scacchiere in cui si torna a chiedere la pace, a riaprire i negoziati. Lo fa ancora Mario Draghi al ritorno dal suo viaggio a Washington, lo fa anche in qualche modo Zelensky, che dice siamo pronti ad andare al tavolo della trattativa se la Russia ritira le truppe, ma chiaramente niente cambia sulla volontà di mantenere la totalità dei territori e quindi di non cedere mai la Crimea. Questa è il fronte diplomatico e politico. Intanto in casa nostra il sostegno all'Ucraina continua a dare scossoni in qualche modo alla politica. Nella settimana in cui il Premier dovrà andare in Parlamento, Conte continua a rivendicare un distinguo, una sua distanza dalla politica, dalla maggioranza di governo, e i rapporti con il PD si incrinano ulteriormente. Tante altre storie poi di cronaca e di esteri, soprattutto dall'Afghanistan, dove le donne stanno protestando per il ritorno del burqa, il velo integrale imposto nuovamente dai talebani. E poi lo show ieri, seconda semifinale di Eurosong Contest a Torino, grande successo per la manifestazione, e sabato, domani, la finale anche con l'Italia. Tutto questo sui giornali, li vediamo tra pochissimo nella nostra rassegna stampa. Buongiorno Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben ritrovati. È venerdì 13 di maggio, le 7:39 minuti. Giulia Maestrini al microfono. Come ogni mattina abbiamo sentito in copertina il ministro degli esteri finlandese che ha annunciato la richiesta ufficiale della Finlandia di aderire alla NATO. E questa è un po' la notizia di apertura che troviamo sui giornali, una notizia che ha una portata anche di politica internazionale, anche rispetto allo stato delle cose riguardo al conflitto in Ucraina. Lo andiamo a vedere sui giornali mentre continua l'idea del fronte diplomatico. Lo ha ribadito Draghi ieri al ritorno dal suo viaggio a Washington, si sta allineando sulle posizioni che aveva già preso Macron, perché comunque l'Europa non si può permettere una guerra di lungo periodo. Questo è un po' il concetto. Andiamo
A vedere dunque i titoli sui giornali partendo dal Corriere della Sera. Helsinki nella NATO, ira di Putin. La Finlandia chiede l'ingresso immediato, Mosca dice si rischia la guerra nucleare e lo stop del gas. Zelensky al tavolo, se la Russia si ritira, Draghi ora Biden chiama il leader del Cremlino, Conte contro l'invio delle armi. Dunque, la Finlandia deve presentare domanda di adesione alla NATO senza indugio. Questo l'annuncio congiunto della Presidente Niinistö e della Premier Sanna Marin. La decisione di Helsinki arriva dopo oltre 70 anni di neutralità strategica, che però è sempre stata accompagnata da una struttura militare efficiente e moderna, anzi quasi meglio di molti altri membri, ad esempio uno degli eserciti migliori di Europa, o 280.000 soldati e 900.000 riservisti su una popolazione di 5 milioni e mezzo di abitanti, e il parametro del 2% del PIL da destinare alle spese militari già raggiunto. Questi i dati sulla Finlandia. E ancora, anche la Svezia sta valutando l'ingresso nella NATO, minaccia diretta, risponderemo, alla reazione di Mosca, che attraverso il suo ministro degli esteri, attraverso il suo portavoce Peskov, dice che le conseguenze saranno certe e la loro gravità dipenderà da quanto le basi NATO in Finlandia saranno vicine alla frontiera. E poi intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che apre alla trattativa se la Russia si ritira. Insomma, ieri una giornata affollata di annunci, di dichiarazioni e di nuovi scenari. Questo sulla NATO è un po' uno scenario che si ripete, i commentatori si dividono, qualcuno dice che è pericoloso e fuori tempo e inopportuno questo allargamento della NATO a est, come se fosse ancora un aumento della minaccia nei confronti della Russia. Altri commentatori dicono che la Svezia e la Finlandia, in quanto stati sovrani, possono fare ciò che vogliono, esattamente come avrebbe dovuto farlo l'Ucraina. Insomma, lo scacchiere si affolla di decisioni. Intanto sul terreno niente cambia, si continua a combattere, a Kharkiv, dove dice Lorenzo Cremonesi, Kharkiv respinge i soldati dello zar, ma anche a Mariupol, dove il marine della battaglione Azov sono ormai asserragliati senza via di scampo nei sotterranei dell'acciaieria Azovstal, dove sono stati evacuati però tutti i civili. E questo il Corriere. Andiamo a vedere il tema sulle altre pagine. Qui siamo sulla Repubblica. Trattativa segreta è il titolo, mentre la foto arriva dai territori del Donbass, la guerra di logoramento, e poi contatti tra generali ucraini e russi per un canale di comunicazione. Questa è la notizia che dà Repubblica. Draghi, ho chiesto a Biden di telefonare a Putin, Zelensky dice possiamo vincere, intervista al ministro degli esteri Kuleba, è il campo di battaglia che determina i negoziati. E poi la Finlandia, ingresso rapido nella NATO, Mosca dice le tagliamo il gas. La scelta di Helsinki, scrive Paolo Garimberti su Repubblica, ridisegna l'Europa. La richiesta della Finlandia di entrare nella NATO, cui seguirà molto probabilmente domenica quella della Svezia, ridisegna la mappa geopolitica dell'Europa, è il suo commento. Mentre Claudio Tito da Bruxelles scrive: al di là delle minacce di nuovo lanciate ieri dal Cremlino, un filo sottilissimo di speranza recentemente ha iniziato a srotolarsi, la speranza appunto che si possa trovare un accordo. Difesa europea, ecco il piano, questo è il titolo della Stampa. La Commissione, centrale comune per l'acquisto delle armi, e poi Draghi dice Biden chiami
Putin, Finlandia nell'alleanza atlantica, da Mosca minaccia nucleare, Zelensky trattiamo ma non cedo la Crimea. Questo il titolo, con a centro pagina invece la foto di Mariupol. In realtà la foto viene da Kiev, il titolo è Mariupol allo stremo. Nella foto la sorella di un soldato intrappolato nell'acciaieria Azovstal riposa stremata dopo una manifestazione a Kiev. Hanno manifestato appunto davanti al governo, anche per andare un po' dietro a quello che i militari asserragliati dentro l'acciaieria avevano fatto filtrare un paio di giorni fa, con un video registrato proprio nei sotterranei dove dicevano: il governo ci ha abbandonato, non abbiamo più rifornimento, non abbiamo vie di fuga, ci hanno lasciato qui ma non ci arrenderemo. E questa è appunto la sorella di uno dei soldati che manifesta. E poi Helsinki, la NATO e la sicurezza UE, anche sulla stampa un'analisi geopolitica. Scrive Stefanini: Helsinki ha varcato il Rubicone dell'Alleanza Atlantica, Stoccolma seguirà. Putin non voleva la Russia accerchiata dalla NATO, per difendersi ha invaso l'Ucraina che non stava per entrarvi, e si ritroverà presto la NATO su 1340 chilometri di frontiera finlandese ancora neutrale. Il Baltico diventerà un lago NATO. Questa l'analisi di Stefanini sulla stampa. E ancora su il Messaggero: la NATO allarga i confini e la Russia taglia il gas. Putin ferma il gasdotto Yamal, l'UE è pronta al razionamento, metano prezzo su. Ieri una impennata del gas sui mercati. E Il Sole 24 Ore si concentra su questo, a centro pagina anche qui: Finlandia nella NATO, Mosca per la Russia è una minaccia, con la foto della Premier Marin. E poi le borse ancora in calo, fuga al Bitcoin, sfumano 200 miliardi, ma soprattutto il balzo del gas. Gazprom chiude il gasdotto Yamal Europa, e ieri c'è stata appunto un'impennata dei prezzi del gas. Sul Manifesto, extra large è il titolo, l'accelerazione della Finlandia sull'adesione alla NATO seguita dalla Svezia muta i connotati della propaganda russa. Dall'operazione speciale in Ucraina, media e politici passano a parlare apertamente di guerra all'Occidente. La prima contromisura di Mosca è sul gas, Draghi dice la guerra ha cambiato fisionomia. Insomma, una mossa, quella di ieri, davvero destinata probabilmente a cambiare la narrazione, ma anche le decisioni internazionali. Avvenire: a blocchi più contrapposti. Finlandia e Svezia annunciano la richiesta d'ingresso alla NATO, Mosca minaccia ritorsioni a partire dalle forniture di gas, Zelensky ribatte: non cederemo la Crimea perché Putin possa salvare la faccia. Si tratta per i militari di Azov, mentre l'ONU indaga sui crimini russi. Insomma, come scrive Avvenire, ancora più contrapposti i blocchi di questo scenario, che poi si riverberano in qualche modo anche sulla nostra politica interna. Qui siamo sulla Repubblica, dice Conte: no ad altre armi, PD e 5 Stelle ai ferri corti, mentre il Premier insiste: bisogna fare il massimo per una pace duratura. Ma la nostra politica appunto si divide. Qui siamo sulla Stampa, ad esempio: Conte, il Premier non ha mandato politico, il leader dei 5 Stelle attacca, scenario cambiato, Letta il Parlamento si è già espresso. Insomma, continua questa fibrillazione tutta politica. E vedremo poi come andranno avanti le cose. Vi segnalo alcune altre notizie. Qui siamo su, no, scusate, sulla Stampa. Ecco.
ecco qua, Corriere della Sera, questa stavo cercando. In Afghanistan le donne sfilano a Kabul, no all'obbligo del burka. Sono scese in piazza per dire no al burka le donne afghane che sfidano i divieti. La protesta è stata dispersa con la forza perché il velo integrale è stato reintrodotto dai talebani. A questo proposito c'è da segnalare un bel pezzo sul Manifesto, un'intervista della Kabul talebana: il burka per tornare a scuola, ovvero la mediazione interna ai talebani, per cui la promozione della virtù, ovvero il ritorno al burka, sarebbe un prezzo da pagare per tornare a scuola, per riaprire le scuole femminili che sono chiuse da oltre 200 giorni in Afghanistan. Queste sono le principali notizie che troviamo sui giornali, in oltre a l'Euro Song Contest che troviamo un po' su tutti i giornali. Ieri l'esibizione anche di Achille Lauro in rappresentanza di San Marino, uno show molto atteso il suo e anche molto esplosivo sul palco di Torino, non gli è bastato per conquistare la finale, quindi fuori dalla finale che si terrà sabato sempre a Torino. Scenderanno in campo stavolta anche gli italiani insieme ai 5 paesi, diciamo, che sono i Big Five, cioè che vanno direttamente alla finale senza le semifinali. Infine, a centro pagina sul Corriere e su tutti i giornali, la prima foto del buco nero al centro della Via Lattea, chiamato Sagittarius A, dista 27.000 anni luce dalla Terra, e finalmente è una fotografia, ne imprigiona forma e dimensioni, offrendo l'identikit che appassiona gli astrofisici, scrive il Corriere per questo annuncio così interstellare, diciamo in questo modo. Tutte queste sono le notizie della prima pagina di oggi. Fra pochissimo torniamo con i giornali locali. Dunque, veniamo sul nostro territorio e apriamo in realtà con una ultima ora, una notizia di stanotte, perché ieri sera dopo le 11:23:12 c'è stata un'altra scossa molto forte, magnitudo 3.7 nel Fiorentino, l'epicentro a Impruneta, tanta gente in strada e sentita bene e proprio in modo chiaro in tutta la zona del Fiorentino, del Chianti fino a Prato e anche a Pistoia. Terremoto di magnitudo 3.7, dunque una profondità di 8 km, epicentro a Impruneta. La protezione civile della città metropolitana di Firenze ha avviato le verifiche dei danni, come ha detto Dario Nardella. Intorno all'una la protezione civile ha confermato che sono arrivate 2 segnalazioni di danni in zona Impruneta, ma non si sa di quale entità, sono ancora in corso gli aggiornamenti. Insomma, tanta gente in strada, anche nel Fiorentino, per questo sciame sismico, fra l'altro, che dura da giorni sono state sono arrivate nei primi 15 minuti dopo la scossa, scrive la Repubblica di Firenze, sono arrivate circa 250 telefonate al 112 di persone che cercavano informazioni e che volevano in qualche modo comunicare la cosa, e sono oltre 150 le scosse registrate negli ultimi giorni, e la maggior parte di lieve entità, ma quella di ieri sera appunto si è fatta sentire molto bene. Questo è il racconto da Firenze. Invece andiamo a vedere le prime pagine dei giornali locali, a partire dalla Nazione, che mette di nuovo in apertura la commissione David Rossi, la commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, che è tornata a riunirsi ieri ad audire alcuni tecnici del Monte.
Ma soprattutto, scrive la Nazione, Casorossi, chiesti gli atti sulle feste private. Intanto i tecnici in audizione non riescono a chiarire chi ordinò il blocco dell'utenza del PC del manager Montepaschi. E il tema lo troviamo anche sul Corriere, anche qui è il titolo di apertura: Rossi si cerca chi ha bloccato l'utenza del PC. La commissione d'inchiesta ha provato a chiarire il punto con due dirigenti MPS, viste le tante versioni contrastanti. E a centro pagina invece sul Corriere di Siena, il Consiglio Comunale, perché c'è stato ieri molta agitazione in qualche modo in consiglio, scrive il Corriere. Tacconi, consulente, De Mossi attaccato in consiglio, botta risposta infuocato tra il sindaco e il consigliere PD Bruno Valentini. A proposito di questo incarico dato a Tacconi, un incarico fiduciario come relazioni esterne, consulente del sindaco, con il ruolo per le relazioni esterne della giunta, e c'è stato appunto un botta risposta molto duro che vedremo poi anche più tardi nei nostri approfondimenti. Restiamo però intanto sulle prime pagine, sui titoli principali dei giornali, appena riesco a recuperarli. Ecco qua, niente da fare. Regia, aiutami, grazie. Intanto, ecco qua. Torniamo invece sulla Nazione, a centro pagina. Torna il rombo del turismo, come dice il titolo, la Mille Miglia tornerà in Piazza del Campo, una vetrina nazionale. Ieri la conferenza stampa di presentazione delle Mille Miglia che arriva a Siena il 17 di giugno. E poi ancora politica in soppalco, perché sempre dal Consiglio Comunale, attraverso una interrogazione urgente di Masi, è venuto fuori che il sindaco ha scritto all'assessora vicepresidente della Regione Toscana Saccardi: cara assessora, ti scrivo, lettera del sindaco alla Saccardi, appello per il ritorno di By Food. Ovvero appunto il sindaco ha scritto alla Regione Toscana per capire un po' e quali siano i motivi dello spostamento, visto che, dice il sindaco, lo abbiamo saputo dai giornali senza neanche una comunicazione ufficiale, e per capire se ci sono margini di trattativa per tornare indietro su questa decisione. E poi ancora sulla Nazione, sempre la sanità, si parla degli infermieri. Gli infermieri dopo la pandemia, a noi solo pacche sulle spalle. Questa è la parola del presidente degli ordini delle professioni infermieristiche, Michele Aurigi, in bilancio della pandemia nella giornata che ha celebrato proprio la figura dell'infermiere. E ancora un'ultima notizia dalla Nazione, che riguarda ancora il conflitto: 2000 chilometri per salvare 6 profughi, la missione della misericordia fino alla Moldova, proprio per portare in salvo le persone. Invece sul Corriere di Siena parla la Sonia Carmignani, prima candidata della storia a diventare rettore, prima candidata donna. Non sento la competizione, mi confronto con i colleghi che stimo, voglio un patto col territorio per l'occupazione. Questo il titolo di questo suo intervento, prima donna appunto a candidarsi rettore per Siena. E poi un'ultima notizia che riguarda l'estate, che è uscita sempre dal Consiglio Comunale attraverso le interrogazioni: Vive Fortezza nel 2022 non ci sarà, non è stato prorogato la concessione all'associazione propositivi che aveva gestito gli ultimi 2 anni, ma non è stato fatto un bando. Il comune ieri ha detto che ci sono stati dei ritardi, che non si è fatto in tempo a fare il bando e che quindi si farà per l'anno prossimo. Tutto questo lo vedremo fra poco nei nostri approfondimenti, ma le 8 e un minuto, è tempo di chiudere qui la nostra rassegna stampa.
Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben ritrovati in questo venerdì 13 di maggio, le 8:02, al microfono Giulia Maestrini come ogni mattina per le nostre notizie e approfondimenti. Partiamo subito da una storia che torna sul conflitto e soprattutto sull'accoglienza. Ne abbiamo parlato tanto nelle prime settimane dell'invasione dell'Ucraina, non sono cambiate nel frattempo le cose, o meglio si sono arrestati in parte i flussi delle persone che all'inizio erano in fuga, ma ancora c'è bisogno di aiuto, di solidarietà, di accoglienza e di missioni come quella che raccontiamo oggi, delle misericordie che sono andate in Moldova per portare in salvo donne e bambini e anche un cane. Il TIR ha scaricato 34 pallet di aiuti umanitari per i profughi e ha riportato indietro alcune persone che arrivano proprio nel nostro territorio. Sono due famiglie che saranno accolte in collaborazione con il Comune di Siena. L'arrivo da noi è previsto domani proprio a Siena. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio che è andato in onda nel nostro TG. Sono ripartiti da Chisinau i volontari delle Misericordie Toscane che hanno portato in Moldavia aiuti per i rifugiati ucraini e hanno preso a bordo due mamme e quattro bambini scappati dalle bombe che saranno accolti in Toscana in collaborazione con il Comune di Siena. L'arrivo nella nostra regione dovrebbe avvenire sabato. Allora, abbiamo incontrato le persone, vedete, ci stanno salutando, guardate quanto sono belli queste ragazze e questi bambini. Noi siamo strafelici. Adesso ci aspetta un viaggio di ritorno molto lungo, speriamo che vada tutto bene. I mezzi sono arrivati lunedì a tarda sera alla frontiera moldava, ma gli adempimenti burocratici per lo sdoganamento sono stati più lunghi del previsto. Le burocrazie speriamo siano finite e ci sentiamo veramente di dire questo, che le difficoltà aumentano poi la felicità quando raggiungi lo scopo, e questo è uno scopo davvero grande e speriamo davvero di essere un veicolo di speranza per queste persone, per questi bambini. Saranno accolte dunque sul nostro territorio in diverse strutture, dalla Casa Accoglienza Il Gabbiano all'ex Faro, l'ex Casa Famiglia di Montalbuccio e l'ostello della Casa delle Balie. Sono queste le strutture che sono state messe a disposizione per l'accoglienza insieme al Comune. E quindi le Misericordie hanno anche portato questo carico di pallet di aiuti umanitari con generi di prima necessità, medicinali, abiti. È stato scaricato tutto nel lab allestito dal governo moldavo, proprio dove poi sono state incontrate queste famiglie. La Moldova è uno dei paesi confinanti che ha subito di più l'impatto, il flusso dei profughi insieme alla Polonia, all'Ungheria, e hanno fatto davvero tanto, oltre a rischiare in qualche modo di essere trascinati nel conflitto per quella fascia di terra, la Transnistria, che è appunto al confine con l'Ucraina e sulla quale ci sono molte mire filo russe. E questa era la storia che volevamo raccontare anche per non spegnere l'attenzione su queste questioni, per non rischiare di normalizzarle in qualche modo. A volte le cose banalmente si dimenticano, si mettono via, invece c'è ancora tanto bisogno di accoglienza, ci sono ancora tante persone che lo stanno facendo, come le Misericordie, appunto, le abbiamo sentite. Chiudiamo qui questa pagina dedicata all'accoglienza dei profughi e andiamo in pubblicità, torniamo fra poco con la politica. Eccoci qua di nuovo in diretta, dunque entriamo nel merito delle notizie locali ripartendo dal Consiglio Comunale di ieri. Molti i temi che sono
emersi soprattutto attraverso le interrogazioni presentate dai consiglieri. Dunque, da una parte il buy food continua a tenere banco questo spostamento della fiera dell'agroalimentare da Siena a Firenze. Ieri c'è stata appunto una interrogazione urgente di Masi del PD che ha chiesto chiarimenti, e rispondendo a lui il sindaco ha detto di aver scritto una lettera alla Stefania Saccardi, vicepresidente della regione, dicendo appunto che la regione ci ripensi, il buy food torni a Siena, e dice: ho scritto alla presidente per capire se i motivi, spero, sono politici o se sono legati al tema itinerante. Era comunque opportuno incontrarsi e confrontarsi con il territorio, già che noi invece abbiamo saputo della cosa dai giornali, ha risposto poi la nuova assessora al commercio e al turismo di Siena. Ma oltre a questo, altri temi hanno tenuto banco in consiglio. Da una parte, per esempio, la fortezza, perché anche qui, rispondendo a un'interrogazione di Bartalini, ha risposto di nuovo l'assessora Fattorini, ha detto che sostanzialmente il progetto di Vivi Fortezza degli ultimi due anni è stato interrotto, ha detto era in via sperimentale e non è stato prorogato. L'amministrazione ha deciso di procedere con un nuovo progetto senza prorogare la convenzione con i propositivi, il bando non è stato fatto perché ci sono stati tempi tecnici, poi ci sono state le incertezze legate alla pandemia e quindi al non sapere come sarebbe stata l'estate, e anche lo studio di un nuovo bando. Insomma, questo bando non è stato fatto e quindi non sarà fatto, perché ovviamente è troppo tardi. Il nuovo bando sarà per il 2023, mentre per il 2022, dice Fattorini, la volontà dell'amministrazione è animare la fortezza con iniziative organizzate da soggetti del territorio, quindi rassegne, cinema in fortezza, alcuni eventi diciamo a spot e non un vero e proprio festival o comunque una programmazione plurimensile come era stato fatto negli ultimi due anni. Insomma, anche stavolta non si è fatto in tempo a fare il bando, quindi bisognerà aspettare l'anno prossimo. Infine, altro tema caldo del Consiglio Comunale: l'irregolarità nell'incarico a Tacconi. Daniele Tacconi, responsabile delle relazioni esterne di Palazzo Pubblico, è stato al centro di un botta e risposta molto duro tra il sindaco e il consigliere comunale Bruno Valentini. Per noi c'era Simona Sassetti e sentiamo tutti i dettagli. Apprezzo il suo coraggio nel parlare di legge con me, e ancora sono io il sindaco che le piaccia oppure no, ma anche questa è un'interrogazione assolutamente puntuale, come tutte quelle che lei presenta. Questi sono solo alcuni dei passaggi del vivace, a dir poco botta e risposta, che si è svolto questa mattina in consiglio comunale fra il sindaco Luigi De Mossi e il consigliere Bruno Valentini. Ad accendere la miccia, l'interrogazione del consigliere del Partito Democratico sulla determina dirigenziale per l'incarico di Daniele Tacconi. L'ex sindaco ha parlato di quelle che a suo avviso sarebbero delle irregolarità nell'atto. Ha fatto una cosa che lascia soprattutto perplessi molti suoi elettori, che non vogliono vedersi indirettamente governati da qualcuno che non hanno eletto, perché è evidente che c'è una cessione di potere e di sovranità a personaggi che non sono stati eletti direttamente e che continuano a fare il bello e il cattivo tempo dentro il comune, in una situazione anomala, perché prima avevano un incarico pagato, poi dopo le dimissioni hanno un incarico non retribuito, pur avendo poi una serie di fondi a disposizione, perché hanno rimborsi spese, possono muoversi come vogliono, possono comandare gli uffici, possono coordinare gli assessori, quindi un potere enorme, che è un potere quasi da sindaco ombra, che non ha giustificazione oltre a una serie di, secondo me, imperfezioni legali nell'atto, che mi costringeranno a inviare questo atto agli organi competenti, il Corte dei Conti, ANAC, perché valutino la sua legittimità. Secca la risposta del sindaco Luigi De Mossi. Io apprezzo molto il suo coraggio di parlare a me della legge. La legge prevede la possibilità
di utilizzare tale tipologia di contratti per alcune tipologie di lavoratori, come per esempio i pensionati, gratuità dell'incarico ed assenza di impegno di spesa. Non le so dire quanto saranno le spese, però se lei ha guardato i bilanci precedenti avrà notato che questa amministrazione le spese ne fa pochissime. Tranquillo da questo punto di vista, che non ci saranno approfittamenti, se questo è vuole dire, o se ci saranno faccia una denuncia in Procura della Repubblica. Non è un problema per quel che mi riguarda. Non è un problema alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica, come vuole. Ecco, avete sentito in questo spezzone i toni del dibattito, se di dibattito si può parlare, insomma un botta e risposta molto acceso che riguarda appunto l'incarico a Daniele Tacconi, per che ha un mandato molto ampio, fra l'altro con appunto svolgimento di molti incarichi di relazioni, di strategia, e uno delle critiche mosse da Valentini era anche il fatto che una personalità con così tanti incarichi fosse non politica, quindi non eletta, ma di incarico fiduciario. Insomma, avete sentito il clima che si è respirato ieri in consiglio comunale. A questo punto direi, mentre noi stiamo cercando di collegarci con il nostro ospite, che forse adesso mi vede, è in diretta, sì. Aldo, ci sei? Giulia, mi senti? Ti sento. Perfetto. Ti sento e ti vedo, buongiorno, sei già in diretta. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Aldo Tani, che ci ha raggiunto, avevamo qualche problema di collegamento, abbiamo sentito tutti i temi relativi al Consiglio Comunale di ieri, che è stato molto acceso, c'è stato anche questo botta e risposta piuttosto duro tra il sindaco e l'ex Valentini, tante notizie che sono uscite dal Consiglio Comunale, dal By Food, da Vivi Fortezza, eccetera, insomma c'è aria di adrenalinica, diciamo così. Sì, la realtà, al di là poi della nomina di Tacconi e di uno scontro, diciamo, per certi versi in punta di fioretto, per certi versi diciamo abbastonate anche un po', abbastonate, ci dice che sappiamo che il sindaco ha scritto alla regione per il By Food, ma non lo so come si possa recuperare, visto che già nelle intenzioni regionali, almeno all'inizio della manifestazione, c'era quello di renderla itinerante. Quindi semmai si potrebbe recuperare un evento collaterale, se può essere questa l'intenzione, perché mi sembra che l'idea fondante sia fare di questa vetrina un oggetto che possa avere le massime attenzioni, e quindi è chiaro che il palcoscenico di Firenze rappresenta poi un palcoscenico sicuramente più grande. Per quanto riguarda Vivi Fortezza, sì, dispiace una perdita importante, perché quella dell'appuntamento del bar su Bastioni credo che negli ultimi 2 anni di pandemia sia stato un ritrovo ben accetto dalla comunità senese, soprattutto perché non c'è un'iniziativa del genere. Non esiste. E soprattutto perché teneva insieme molti aspetti, no? Abbiamo visto presentazioni dei libri, abbiamo visto musica, abbiamo visto laboratori per i bambini, abbiamo visto lo sport di tante scuole che sono andate a fare lezione lì, quindi insomma era un vero e proprio festival, no? Adesso si torna a fare degli eventi spot, uno sì. Tantum. Però ecco, io ho letto un po' quello che hanno scritto i miei colleghi sul consiglio riguardo a quel punto specifico della fortezza. Faccio fatica, gli eventi ci saranno uguali, credo che si andrà molto più sul 2023 che sul 2022, che non ho capito come mai ci si muove abbastanza di corsa, perché ho letto che il bando non aveva è stato velocizzato, ma non era un non c'è il bando di fatto per il 22 appunto. Però ecco, il punto vocale su cui mi concentro è proprio l'angolo bar, che poi era diventato anche un punto di dove poter mangiare, che era
veramente una cosa nuova che aveva preso piede, l'aveva preso in maniera positiva e dava un punto vitale al di fuori di Piazza del Campo o di Pantaneto, ecco. Secondo me è una perdita per la città, anche perché non è stata rimpiazzata, cioè gli eventi verranno fatti, non so in che modo, verranno fatti da altre, cioè, verranno fatti dal comune in maniera spot, come dicevi te, però verranno fatti. Quel punto è stato tolto. Sì, diciamo che si va a perdere completamente quel progetto di rivitalizzazione e riqualificazione della fortezza in modo continuativo, no? Perché gli eventi comunque accadono, sono una volta ogni tanto, mentre invece l'idea che stava dietro a quel progetto era che la fortezza vivesse per molti mesi all'anno, no? E quindi l'idea appunto del punto bar fisso, delle tante iniziative, cioè che diventasse un luogo da vivere in modo continuativo. Però io faccio anche fatica a capire perché non sono riuscito ad arrivare in fondo, ecco, ho provato a capirlo nelle spiegazioni, ma faccio fatica perché sì, la pandemia va benissimo, ma la pandemia forse era ancora più pressante negli anni scorsi, sì. Quindi il tempo di organizzarci c'era tutto, c'era un interesse da parte di un'associazione che ormai era manifesta perché lo portava avanti da 2-3 anni, quindi faccio veramente… Le spiegazioni secondo me a questo giro stanno a zero, ecco, si va a rincorrere il 2023 quando c'è il primo anno vero di ripartenza, speriamo che non si parli più neanche di questa parola, che sia un anno normale e non se ne debba vedere più restringimenti vari e non siamo pronti, mi sembra un po'… No, esatto, non siamo pronti. Comunque lo chiederemo nei prossimi giorni. Avremo ospite anche i ragazzi dell'associazione Propositive e magari chiederemo a loro di spiegarci un po' meglio le pieghe di questa faccenda. Devo andare in pubblicità, Aldo, siamo un pochino lunghi. Ti chiedo di aspettarmi lì e torno subito da te. Buongiorno Siena, siamo di nuovo in diretta, ancora con noi collegato c'è Aldo Tani. Aldo, ti chiederei di tornare sulla commissione d'inchiesta che si è riunita anche ieri per questo accesso, no? Per questo blocco delle utenze di David Rossi, cosa è uscito dalle audizioni di ieri? 9 anni dopo non sappiamo chi ha bloccato il PC fisso di David Rossi. E ti direi che tutto c'è, ok. Ti direi che a oggi, cioè, è difficile anche stabilire quando è stato bloccato, ovvero abbiamo varie versioni, di cui l'ultima data un mese fa, perché l'ha data Marco Bernardini, che era il responsabile dei servizi informatici di MPS, che ha detto era stata bloccata la mattina del 7 marzo 2013 intorno alle 10. Probabilmente lui era uno di quelli che era nell'ufficio dei Rossi, perché era stato chiamato per fare determinate operazioni dall'autorità inquirente, ma non ci disse chi l'ha bloccata. In un'altra audizione, invece, quando fu sentito Stefano Pieri, che era un tecnico sistemista, ma fu sentito dall'autorità inquirente, quindi all'epoca delle indagini, disse che era stata bloccata la sera stessa. E questo l'ha detto anche ieri il vicepresidente Luca Migliorino. Ieri sono stati ascoltati Leandri, che è il responsabile dell'audit e che la mattina del 7 marzo fece da tramite fra l'autorità inquirente e i tecnici per determinate operazioni, e lui ieri ha detto che aveva fatto solo da tramite ma non ha dato l'ordine di bloccare l'utenza ai Rossi, quindi questo computer era bloccato e non sa il perché. Il problema del computer bloccato è legato al fatto che non sappiamo se Rossi prima del fatto tragico stesse lavorando a qualcosa, facesse qualcosa nel suo computer, perché poi non c'è stata più possibilità di accedere e quindi tutti quei dati sono spariti. Insieme a Leandri c'era Massimo Steiner, che era un altro tecnico addetto alla fonia, quindi a lavorare sui supporti telefonici,
però anche lui in commissione ha detto che ha fatto tutto Bernardini quella mattina. Quindi quello che viene per chiudere, ti dico, assistiamo a delle audizioni dove c'è una tendenza a scaricare la responsabilità sugli altri o comunque a non assumersi la responsabilità delle azioni in prima persona, e questo porta ulteriore confusione, anche perché quando ti dicono questo la commissione si deve un po' fermare, perché non è una magistratura, nonostante abbia i poteri simili alla magistratura, ma non è la magistratura. Certo. Quindi le strade sono due: o lasci andare e quindi niente, la prendi come dato di fatto e non fai passi avanti, oppure fai delle audizioni a confronto delle audizioni testimoniali che chiaramente hanno un peso diverso e che la commissione potrebbe chiedere per chiarire alcuni aspetti. Detto questo, ieri cercando di capire un po' quali siano i prossimi passaggi, perché tutte queste audizioni che si fanno almeno da qualche settimana a questa parte sono molto interlocutorie, lasciano poco, diciamo così. Lasciano poco perché purtroppo non c'è, c'è tanti non ricordo, tanti, come dicevo, tanti scaricabarile, come si suol dire. La commissione è evidente che aspetta i risultati di queste perizie. Ieri mi è stato detto che veramente manca poco, potrebbero non arrivare tutto insieme perché c'è una parte legata alle perizie medico-legali che potrebbe tardare, ma soprattutto l'altro dato è che 10 audizioni al massimo e il lavoro della commissione dovrebbe essere finito, poi si procederà con la relazione. Questo è quello che mi è stato detto. Saranno sentiti dopo la serie di perizie, diciamo, tutti una parte di consulenti tecnici. Nomi che potrebbero essere sentiti sono quelli del professor Gabrielli, che è il medico legale che fece l'autopsia. Certo. Poi ci potrebbe essere l'ingegner Scarzelli, che era un consulente di parte, e poi ci potrebbe essere anche il generale Zavattaro, che era il comandante del RIS, che nel 2016 fece la prima perizia, certo. Fece quel grande lavoro della prima perizia su Rocca Salimbeni e sull'ufficio di Rossi al tempo. Vedremo Aldo, che dire, aspettiamo di capire come si va avanti, perché oggettivamente sì, la sensazione è che la situazione si sia un po' annodata in questo momento, allora, senza grosse spunti. Sì, la situazione si è annodata perché purtroppo le perizie hanno ritardato, dovevano essere già aprile, pronte, e quindi chiaramente gli è venuto fuori questo mese di buco e in realtà i personaggi maggiori erano già stati sentiti. Ora la prossima settimana verrà sentito un personaggio che al tempo era big, perché Ilaria Dalla Riva era responsabile, era il capo delle risorse umane, certo. Quindi era un personaggio big del Monte dei Paschi, era uno di quelli dei famosi in prima linea. Lei, se non sbaglio, ma mi sembra proprio così, arrivò con il nuovo management, quindi con Profumo e Viola. E la sera del 6 marzo 2013 è stata riconosciuta in via De Rossi dopo che avvenne il fatto, quindi probabilmente certo, richiederanno quello che è successo, e probabilmente richiederanno anche delle prime a arrivare della banca in via De Rossi, come aveva visto Rossi in quei giorni, perché probabilmente qualche aveva più di un contatto. E che fra l'altro poi fu quella che insieme all'ufficio legale, allo stesso Viola, curò poi la trattativa con la famiglia per tutta la gestione del risarcimento, insomma, della buona uscita e quant'altro, tutta la fase successiva, certo, alla morte. Certo. Vedremo. Sì, vedremo. Detto, l'impressione è che si vada verso questa relazione, e l'obiettivo legato molto alle perizie sia che il caso venga riaperto per la terza volta. Questo almeno sarebbe l'auspicio della commissione. Certo, il risultato da portare a casa. Perché l'altro giorno Walter Rizzetto, che è quello che ha spinto perché la commissione venisse istituita, ha detto: non è detto che non ci possa essere una nuova commissione nella prossima legislatura, ma se queste sono le basi
mi sembra difficile che possa essere istituito di nuovo. Ci sono state omissioni, ma mi sembra proprio difficile perché mette dei paletti più stretti a chi va a parlare, o se no sì, sarebbe difficile dare qualcosa di nuovo, no? Comunque. E quindi vedremo, insomma. Io, Aldo, ti ringrazio, ho finito il tempo, ma segnalo a chi ci ascolta la tua intervista sul Corriere di Siena di oggi. Hai parlato con Sonia Carmignani, prima donna candidata rettore dell'Università di Siena, un colloquio in cui parla di patto del territorio, di occupabilità e di sì, tante idee. Solo una cosa, ecco, appunto, quello è l'aspetto principale che secondo me vale la pena, ma non tanto per chi lo propone, ma perché l'università deve avere quella funzione, e soprattutto in un tessuto come Siena, che ha delle peculiarità particolari, ovvero far sì che l'università abbia una stretta correlazione con il tessuto produttivo e che dia modo di accedere al lavoro, ma non solo come stage, comunque dei percorsi che portino veramente chi si laurea a trovare lavoro nella nostra città, per far rimanere anche le competenze sul territorio, perché sennò la missione dell'università diventa fine a se stessa. Sono d'accordo, grazie mille, grazie di essere stato con noi anche oggi, ti auguro buon lavoro, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie, buona giornata. Grazie Aldo Tani, noi ci fermiamo, pubblicità, torniamo fra pochissimo, abbiamo un altro ospite che ci aspetta. Buongiorno Siena, bentornati in diretta e andiamo a trovare il nostro ospite di oggi, cioè collegato via Skype con noi, Filippo Del Corno, che è il direttore di candidatura di Valdichiana 2025. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E grazie di essere con noi. Già assessore alla cultura a Milano con le giunte Pisapia e Sala, è lui che guida il team di candidatura dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese a Capitale Italiana della Cultura 2025. Questa idea nata dai 10 comuni e dai 10 sindaci di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, quindi la Valdichiana Senese. Ma quanto è difficile, direttore, candidare un territorio? Di solito si candidano le città a capitali della cultura, ma non i sistemi territoriali. Infatti è stata un'innovazione che è stata apportata negli ultimissimi anni per quanto riguarda i dossier di candidatura a capitale italiana, di ammettere come entità amministrativa anche le unioni dei comuni, quindi non soltanto i singoli comuni, le singole amministrazioni comunali, che chiaramente favoriscono le candidature delle città di medie o grandi dimensioni, ma anche di permettere alle unioni dei comuni di candidare un territorio e quindi fare in modo che anche soggetti che sono più piccoli dal punto di vista amministrativo possano nella loro unione rappresentare un territorio. Un territorio vasto come quello della Valdichiana Senese, molto articolato, molteplice, e che credo che abbia proprio in queste caratteristiche il suo punto di forza, cioè quello di poter rappresentare un ecosistema culturale che nella sua eterogeneità, che è anche un'eterogeneità storica, rappresenta però una molteplicità di proposta culturale che credo possa essere davvero riconosciuta come meritevole di essere capitale italiana per il 2025. E infatti il vostro dossier, che è in fase di costruzione ovviamente, è basato però, se ho capito bene, proprio su questo concetto di ecosistema culturale, no? Cioè un ecosistema che si tiene, che valorizza le differenze che sono nel patrimonio artistico, nella storia, nel paesaggio anche che troviamo nella Valdichiana, e che cerca di tenerlo insieme per farlo anche interloquire. Sì, noi siamo partiti dalla definizione scientifica, diciamo, ciò che le scienze naturali ci dicono essere un ecosistema, e abbiamo provato a tradurlo in termini appunto culturali. Abbiamo pensato che quindi un ecosistema culturale sia un insieme di componenti che sono materiali e immateriali, cioè, come diceva lei giustamente, da una parte il patrimonio artistico, architettonico, paesaggistico, ma dall'altro anche proprio quella grande, come si può dire, quella grande tradizione di spirito creativo che caratterizza il territorio della
Valdichiana Senese. L'interazione tra queste componenti materiali e immateriali crea appunto una condizione di equilibrio dinamico in cui convivono da un lato la tutela e la valorizzazione, così come insegna la nostra Costituzione, ma dall'altro anche lo sviluppo di tutte le attività culturali. E questo ecosistema è un ecosistema particolarmente prezioso proprio perché fa forza sul principio di eterogeneità, di molteplicità. E quindi il fatto che i 10 comuni dell'Unione dei Comuni, che lei prima ha ricordato, rappresentino anche storie molto diverse nella loro interazione, per esempio, con la città di Siena, certo, nella loro interazione reciproca, dà un segno di grande forza proprio a questa idea della interpretazione che abbiamo voluto dare del concetto di ecosistema culturale. Aggiungo che accanto all'eterogeneità, quello che è molto interessante è la stratificazione delle testimonianze archeologiche, artistiche e architettoniche che noi abbiamo in questo territorio, che raccontano un po' la storia d'Italia, perché a partire dalla preistoria, e penso a Acetona, certo, Acetona ovviamente, poi per arrivare agli Etruschi naturalmente abbiamo Chianciano, Chiusi e San Casciano dei Bagni, certo, e poi abbiamo anche il grande momento rinascimentale, e per cui abbiamo Pienza, Montepulciano, ecco, tutto il territorio racconta un po' la storia d'Italia. E credo che simbolicamente potrebbe essere interessante per il nostro paese riconoscere nella Valdichiana Senese un po' un seme per l'Italia, cioè qualche cosa che in un certo senso ha prodotto nella sua storia, nella sua appunto stratificazione, l'idea d'Italia come appunto idea di un paese che ha nella cultura il suo tratto dominante e maggiormente unificante. E questo è il percorso che stiamo immaginando e su cui stiamo lavorando tutti insieme. E queste differenze, fra l'altro, che si tengono insieme, che poi raccontano una storia unica, sono simboleggiate molto bene nel logo che voi avete scelto e che avete presentato un paio di giorni fa, no? È stato il frutto di una call, di un percorso aperto, di un concorso che è stato vinto da Andrea Innocenti per l'agenzia Pangea, eccolo qua, lo stiamo vedendo, e che proprio nel lettering di Valdichiana prova a tenere insieme tutte le peculiarità di questo territorio. Il logo è il risultato, devo dire, molto bello e molto prezioso del percorso partecipativo con cui noi stiamo impostando questa candidatura, per cui abbiamo pensato che anziché incaricare un soggetto di fare il logo, abbiamo fatto questa call aperta però alla comunità creativa del territorio, e quindi facendo in modo che potessero partecipare coloro che nel territorio della Valdichiana o sono nati o vivono, risiedono, lavorano. In questa maniera abbiamo voluto non tanto chiudere le porte, ma al contrario rappresentare la straordinaria vivacità anche creativa che questo territorio è in grado di produrre. Il risultato è stato molto bello, perché sicuramente tutti i loghi presentati sono stati di altissima qualità e di grande interesse. Questo ci ha colpito particolarmente, lo abbiamo scelto proprio perché è stato in grado di rendere questa idea della pluralità delle forme in cui si esprime il territorio e mettere insieme e connettere insieme da un lato l'aspetto sicuramente architettonico e artistico e culturale che il territorio rappresenta, ma anche quello, diciamo, naturale e paesaggistico, che per noi è una componente fondamentale della identificazione di un ecosistema culturale, cioè il dato paesaggistico della Valdichiana Senese, che è noto ovviamente in tutto il mondo, diventerà per noi un elemento di forza, anche perché rappresenta un punto di equilibrio nella relazione tra uomo e natura, perché è un paesaggio rispettoso della natura, ma che porta dentro di sé inevitabilmente il segno dell'intervento dell'uomo per quanto riguarda le coltivazioni e per quanto riguarda la capacità poi anche di preservare questo paesaggio, certo, come appunto un patrimonio. Assolutamente, anche se lì al confine avete una concorrenza un po' faticosa come quella della Val d'Orcia, no? che è il territorio subito confinante, che dal punto di vista paesaggistico ha delle icone molto difficili con cui confrontarsi. Sì, io credo che quello che dovremmo cercare di raccontare è anche proprio la relazione tra territori, quindi semmai non sviluppare principi di concorrenza ma di collaborazione, certo, con i territori che stanno attorno alla Valdichiana Senese. In particolare la Val d'Orcia, noi abbiamo un perno fondamentale, cruciale, che è Pienza, che diciamo fa parte esattamente a cavallo fra le due. Esattamente, e amministrativamente fa parte dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, ma naturalmente rappresenta un punto di incontro e di dialogo con il paesaggio della Val d'Orcia, che a sua volta ha una storia di relazione uomo e natura complementare ma diverso da quello che esprime la Valdichiana. Ecco, secondo me
anche l'idea di questo seme d'Italia che è in grado di dialogare e di creare relazioni con i territori circostanti e quindi di affacciarsi a tutti i punti cardinali della sua estensione geografica per trovare punti di contatto, credo che sia molto importante e prezioso. E ovviamente si chiama Valdichiana Senese, quindi la relazione con Siena sarà fortissima. Abbiamo già sviluppato un importante accordo di partenariato con le università della città di Siena, che sono importantissimi punti di riferimento internazionali imprescindibili, proprio a sottolineare il fatto che questa nostra candidatura vuole essere un'espressione anche dei legami che si possono creare, sempre in forma reticolare e sempre seguendo un po' il principio del seme che riesce a irradiare e a sviluppare appunto diversi legami col territorio in cui nasce e cresce, proprio per dare un'idea di molteplicità, di pluralità complessiva della proposta di questa nostra capitale della cultura. Certo, ricordava un territorio che si estende su 814 chilometri quadrati per una popolazione di 60.000 abitanti, su cui incidono 388 organizzazioni no profit, associazioni, mondo diciamo appunto dell'associazionismo, quindi un territorio ricchissimo da un punto di vista umano, relazionale, di volontariato, di interessi. Come si fa a tenerlo insieme tutto quanto e a evitare le fughe, no? I campanilismi, la voglia di prevalere dell'uno o dell'altro? Il suo lavoro è proprio un lavoro di cucitura anche. Ma io partirei da un principio positivo, cioè il riconoscimento del fatto che la pluralità di forme in cui si esprime proprio la partecipazione popolare, sia nella ideazione che poi anche proprio nella realizzazione di iniziative di carattere culturale aggregativo, è uno dei punti di forza di questo territorio. Guardate, è straordinario, visto dagli occhi di chi viene da un altro territorio, da un'altra città, da un'altra regione come me, il fatto che ci sia questa ricchezza di tessuto associativo è davvero una caratteristica estremamente positiva del territorio. Aggiungo che questa pluralità di forme in cui si esprime la partecipazione popolare agisce su una infrastruttura culturale già molto potente. Naturalmente noi coglieremo l'occasione, se saremo riconosciuti come capitale italiana, anche di investire in un ulteriore rafforzamento di questa infrastruttura culturale. Però a me ha colpito molto un dato, questo lo voglio raccontare, diciamo, da milanese e da lombardo, cioè il fatto che in quasi tutti i comuni, salvo qualche piccola eccezione ma derivante da fatti contingenti, c'è ed è attivo un teatro. Anche in comuni magari piccoli come dimensioni, come popolazione, il teatro c'è, è attivo e aperto. Se io penso a certi territori, anche, come si può dire, estremamente ricchi dal punto di vista economico della mia regione, e invece si passano tanti paesi senza incontrare un solo teatro aperto e attivo, tanti comuni. E invece qua, in questo territorio, abbiamo tutti i comuni, o quasi, insomma qualche piccola eccezione c'è, che hanno un teatro attivo. Quelli che non hanno un teatro hanno altre forme importantissime di infrastrutture culturali già attive e presenti. E quindi anche questo credo che sia un modo in cui la nostra candidatura può rappresentare un esempio e anche una proposta per il paese, cioè quello di investire sull'infrastruttura culturale, perché questo è in grado di determinare un livello poi di partecipazione popolare molto più dinamico e quindi anche dal punto di vista sociale molto più positivo nelle relazioni che crea. Certo. Andando avanti sulla sua domanda, un minuto solo per dire che il percorso partecipativo per noi è fondamentale. Lo abbiamo già avviato con la scelta del logo attraverso una call, ma in questi giorni si stanno svolgendo degli incontri pubblici, certo, in tutti i 10 comuni, in cui le associazioni, ma anche le cittadine e i cittadini che vogliono partecipare a titolo diciamo puramente privato e rappresentativo del loro punto di vista, possono esprimersi con idee, proposte, suggerimenti. Tessere poi questa coralità e questa pluralità in un progetto unico sarà responsabilità del team di candidatura, quindi non soltanto mio, ma anche delle persone che lavorano con me, Laura Fattini, Caroline Angerbauer, per quanto riguarda proprio il team di candidatura, il Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, che con la sua fondazione esprime poi quella che è proprio la capacità progettuale, pratica, concreta. E andremo avanti e chiaramente ci saranno momenti in cui bisognerà in qualche maniera cercare di connettere anche le esperienze e di far sì che prevalga sempre un senso di interesse comune. Ecco, io una cosa che ho osservato è l'assenza, se non in forme simpatiche e come si può dire, molto comprensibili, di campanilismo, cioè
ogni comune è orgoglioso della sua identità, della sua storia, e questo è importantissimo. Però vive la relazione con i comuni vicini come qualcosa che può arricchire in un certo senso la vita, l'esperienza anche sociale del singolo comune. Noi su questo faremo forza, proprio perché rappresenta anche un punto di vista molto interessante per lo sviluppo delle relazioni sociali nel nostro paese. Certo, lei diceva giustamente gli incontri sono già iniziati, alcuni prossimi appuntamenti, lo dico io, lunedì 16 maggio si va a Montepulciano, il giovedì a Torrita di Siena il pomeriggio e poi la sera a Sinalunga, poi a Trequanda il venerdì, e lunedì prossimo 23 maggio l'incontro conclusivo al Teatro degli Arrischianti di Sarteano, che è un po' il comune che tiene le fila, no, da un punto di vista amministrativo insieme all'Unione Comunale. E Sarteano è, diciamo, il luogo dove ha sede formalmente l'Unione dei Comuni, certo, e che fra l'altro va al voto, ricordiamolo, ma questa è una cosa che a voi non interessa, interessa più a noi, va al voto fra un mese. E quindi un percorso partecipativo, le istanze dei territori, dei cittadini e delle associazioni, ma poi quali saranno le prossime tappe proprio formali della candidatura? Un percorso che è appena iniziato, e come si muove adesso? Adesso noi stiamo aspettando il bando ufficiale che determinerà anche le diverse tappe. Diciamo che sulla base delle esperienze precedenti noi sappiamo che in estate dovremo manifestare l'interesse, esprimere una manifestazione di interesse alla candidatura, che indicativamente entro ottobre 2022 dovremo presentare il dossier. Poi inizierà una fase molto interessante e molto importante, perché la commissione scelta e nominata dal Ministero della Cultura selezionerà, farà una shortlist di 10 candidature, quindi sceglierà all'interno delle candidature che arriveranno sul tavolo del Ministero 10 candidature che entreranno in questa shortlist, e dopodiché inizierà il principio di selezione vero e proprio tra le 10. Naturalmente per noi sarebbe molto importante essere tra le 10 candidature della shortlist, anche se l'altro principio importante su cui stiamo lavorando è fare in modo che questo lavoro per i dossier di candidatura non sia fine esclusivamente alla candidatura stessa, ma proponga un metodo, un modello che sviluppi l'idea di un piano strategico dell'offerta culturale per l'Unione dei Comuni. Le Unioni dei Comuni storicamente lavorano già da questo punto di vista, soprattutto quella della Valdichiana Senese, sia sul tema dell'assistenza sociosanitaria. Quella dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese lavora molto anche sul tema urbanistico, che è fondamentale per quel territorio, proprio per quanto riguarda la tutela e il rispetto del paesaggio di cui dicevo prima. Adesso si tratta un po' di estendere questo principio e cercare di fare in modo che da questo dossier di candidatura nasca l'intelaiatura di un vero e proprio piano strategico per le politiche culturali integrate, cioè fare in modo che i singoli comuni possano pensare la loro offerta culturale in termini non soltanto, diciamo, di servizio diretto alla cittadinanza del proprio comune, ma servizio rivolto in maniera integrata agli altri comuni. Certo. E su questo si innesta l'altro tema importante del dossier di candidatura, che naturalmente, diciamo, è indipendente poi dal suo esito, cioè sviluppare una strategia di attrattività turistica globale del territorio. Nel senso che, naturalmente su questo già è stato fatto moltissimo e si lavora già molto bene all'interno dell'Unione dei Comuni, ma si deve sempre di più capire che il futuro di un'attrattività turistica economicamente produttiva per il territorio e rispettosa anche degli equilibri di un territorio delicato come quello della Valdichiana passa attraverso la proposta di un sistema e di un territorio vasto, e quindi non soltanto i comuni singoli, che naturalmente hanno una loro capacità attrattiva, possono esercitare questo sul mercato internazionale, ma sviluppare invece proprio un'idea del turismo nella Valdichiana Senese. Certo, assolutamente, l'hanno fatto nella Miata con il progetto di candidatura che purtroppo non è entrato nella shortlist, ma insomma l'idea e il concetto è proprio quello di lavorare a un progetto che non sia fine appunto solo alla candidatura, ma anche al futuro. Direttore, io la ringrazio, direi che ci riaggiorniamo a questo punto in autunno, quando c'è il dossier pronto e ci saranno anche delle linee appunto programmatiche all'interno. Molto volentieri, e naturalmente questo dossier si costruisce sulla interazione, sul dialogo con tutto il territorio che stiamo svolgendo,
e le idee di partenza sono quelle che ho già prima espresso, ma credo che siano molto, idee piuttosto feconde, perché già vediamo che il territorio risponde in maniera molto positiva. E quindi l'appello anche appunto a partecipare agli incontri con voi e anche a portare idee, portare insomma intuizioni, no? E spunti per costruire insieme questo processo partecipativo e questo dossier. Grazie mille a Filippo Del Corno, direttore di candidatura di Valdichiana 2025. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie a lei, noi ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria e poi chiudiamo. E dunque abbiamo sentito il progetto della Valdichiana, invece sempre per parlare in questo caso di eventi, spot, ma amati, torna a Siena anche la Mille Miglia. È stata presentata ufficialmente ieri, la corsa farà tappa in Piazza del Campo il 17 di giugno. Sentiamo tutto. Tornare a Siena è un'emozione, come dicevo prima in conferenza, veramente totalizzante, è una mozza il fiato entrare in Piazza del Campo, siamo consapevoli dell'esclusività che ci viene concessa di entrare con tutte le cautele del caso proprio all'interno della piazza, e per noi rappresenta un ritorno a casa. La Mille Miglia torna a Siena. Dopo l'inedito transito autunnale dell'edizione 2020, la Freccia Rossa si presenta nella sua versione quasi estiva di giugno inoltrato. Oltre 400 le macchine che sfileranno nella meravigliosa cornice di Piazza del Campo venerdì 17 giugno a partire dalle 12:15, subito dopo aver effettuato le prove cronometrate nelle strade della Val d'Orcia. Questa città è abituata a quando incomincia a prendere piede e corpo un'iniziativa e questa poi si reitera nel tempo, in qualche modo poi è un appuntamento che è difficile che i senesi non vogliano rivederlo. In particolare ora in questo caso le Mille Miglia, la presenza di questi gioielli all'interno della Piazza del Campo e anche quest'idea che è stata posta in essere di mettere queste strisce, che poi saranno la bandiera italiana ovviamente quest'anno, mi pare che abbiano un duplice risultato: primo, da un punto di vista estetico, una splendida fotografia; il secondo è anche una forma di rispetto della pavimentazione della Piazza del Campo, che per noi, senza esagerare, ma insomma è qualcosa, non dico di sacro, ma certamente di molto importante e significativo. La piazza più bella del mondo che si sposa con le auto più belle del mondo, la corsa più bella del mondo. Quindi appuntamento al 17 di giugno, invece l'appuntamento per domani, ecco, la notte dei musei, quindi tante iniziative, tante aperture gratuite, tante aperture notturne spettacolari, a partire per esempio a Siena dalla Pinacoteca, quindi l'invito è a controllare su internet le iniziative particolari per la notte dei musei. L'appuntamento stasera e domani invece al Teatro dei Rinnovati è con l'operetta degli studenti per ridere e prendere un po' in giro anche questa nostra città. L'appuntamento con voi invece è per lunedì prossimo alle 7:30, tornerà Buongiorno Siena, grazie di essere stati con noi anche questa settimana, grazie a Samu Piras in regia, ci vediamo lunedì, buon weekend.